No, ci disturbiamo. Adesso. Collegamento, noi torniamo, dobbiamo fare. Giorno, sera. Prego. Italia. A lei. Il signore Scarsicremini. Prego. Sì, sempre vittoria del cuore in questi casi. Sicuramente c'è un giocatore, secondo me, che oggi è l'emblema del Bologna, Diego Perez, per come nasce il gol, come gioca lui e come trasferisce tutta la squadra, bravi anche gli altri, però si poteva vincere da solo con queste caratteristiche, visto che l'Atalanta ha una forza tecnica fuori discussione. Vittoria del cuore, sono perfettamente d'accordo a metà con te, nel senso che non c'è stato solo cuore. Credo che ci sia stato anche un buon gioco, che ci sono state anche delle buone manovre, credo che abbiamo creato tanto e credo, come hai sottolineato giustamente, che se abbiamo superato un avversario così difficile, così tenace, così ostico, così importante, che avrebbe 20 punti in classifica, significa che i miei ragazzi, i miei giocatori hanno fatto una prestazione importante. Poiché Diego sia un giocatore dall'importanza estrema, esagerata, per spessore, per personalità, per presenza, per carica, su questo io personalmente non ho mai avuto dubbi. So che è un giocatore in crescita, so che è un giocatore che può dare tanto, che è stato tanto, ma purtroppo è stato fermato da qualche situazione che non gli hanno permesso di lavorare con continuità, e lui invece è un atleta, è un professionista che ha bisogno di lavorare con molta continuità, quindi mi auguro che possa avere da qui in avanti grande continuità, perché ripeto è un punto fermo sicuramente del Bologna. Stefano, entrando nello specifico, dove il Bologna ha vinto contro l'Atalanta? Dove ha fatto la differenza? Ha vinto perché ha creato di più, e ha vinto soprattutto perché ha avuto una grandissima reazione dopo il pareggio dell'Atalanta. Non ci siamo intimoriti, non ci siamo fatti prendere dall'ansia, dalla paura che ci poteva stare, visto la nostra posizione, visto la partita che stavamo facendo, visto che abbiamo avuto occasione per andare sul 2-0. Credo che molto, molto importante sia stata la reazione dei miei giocatori dal punto di vista proprio caratteriale. Volevano fare la partita, volevano fare la prestazione, siamo stati compatti per tutta la gara, abbiamo lavorato in tanti, abbiamo fatto un lavoro sporco, come qualcuno ha sottolineato, e abbiamo segnato. Quindi abbiamo creato di più degli avversari e abbiamo vinto, credo, meritatamente. Scusa, intanto complimenti per la vittoria. Proverei a guardare il bicchiere mezzo pieno, Stefano, cioè pensare che il Bologna oggi sarebbe salvo, trascinandosi da 3 mesi il psicodramma del portiere, che nella metà del primo tempo fino all'intervallo insomma, aveva creato dei grandi allarmi un po' a tutti quanti. Ti chiedo se insomma, all'intervallo gli hai parlato, è successo qualcosa, perché dopo nella ripresa è sembrato anche più sereno. Andava sul pallone, ha bloccato sempre la palla, mentre prima non riusciva a bloccare mai, ecco. Quindi tu, in un certo senso, voglio dire, è anche molto quello che avete fatto fino adesso, cioè, tutto insomma, trascinandosi 3 mesi questa situazione. Tu sai benissimo che io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, anche quando purtroppo abbiamo perso delle partite che non meritavamo, quindi per me oggi il bicchiere è solamente pieno. Poi è chiaro che oggi è solamente una tappa, perché non abbiamo fatto niente, anche se era una partita importante sicuramente, ma il percorso sarà ancora lungo e difficile. Noi negli ultimi 15 minuti del primo tempo abbiamo sofferto, ma perché l'Atalanta ha portato 8-9 giocatori nella nostra metà campo e ha creato qualche situazione pericolosa, ma abbiamo giocato contro un avversario che ci ha fatto soffrire, che ci ha fatto penale, che ci ha messo sulle palle inattive in grandissima difficoltà, perché a livello di fisicità, a livello di centimetri è una squadra molto, molto possente. Quindi ripeto, io vedo solamente che la forza dell'avversario dà ancora più merito alla prestazione dei miei giocatori e alla vittoria dei miei giocatori. Ma io, allora, Agliardi oggi, visto tutta la settimana abbiamo preparato così, sapendo che loro avevano un po' più di chili, un po' più di centimetri, doveva essere bravo a darci una mano a uscire. Qualche volta l'ha fatto bene, qualche altra volta forse gli è scappato un po' il pallone, ma preferisco un portiere
che sbagli in uscita piuttosto che un portiere che rimanga fermo e che non aiuti la difesa in quelle situazioni. Stefano, quando si è fatto male Sorensen, tu hai inserito Crin, sì, c'è stata difesa 4 per 9 minuti, credo, fino a quando poi hai cambiato Guarente con Abero. Era una decisione conseguenziale, cioè tu sapevi che saresti passato con Crin per forza a 3, oppure è stata una decisione presa vedendo quello che stava succedendo in quei 9 minuti? Allora, purtroppo, è stata una sostituzione programmata, nel senso che noi abbiamo cominciato la partita, e non credo che in tanti l'abbiano sottolineato, senza 6 difensori. A noi oggi mancava Curci, a noi oggi mancava Garis, mancava Natale, mancava Portanova, mancava Carvaglio e mancava Morleo. Quindi quando purtroppo il momento è quello che è, avevo pensato a un'eventuale sostituzione in difesa e il primo difensore che ritenevo il più affidabile per la partita di oggi, soprattutto per la prestazione che aveva fatto mercoledì, era René. Non sono passato subito alla difesa 3 con l'ingresso di René, perché è chiaro che per i giocatori che avevo in campo avrei dovuto fare subito 2 cambi, perché non avevo l'esterno sinistra. Passando alla difesa 3 avrei dovuto mettere Anderson, Kerubin e Crin. E Crin, secondo me, può fare molto bene il difensore, ma soprattutto una difesa 3, però avrei dovuto fare subito il cambio di Quarente con Abero, quindi fare 2 cambi insieme. Ho voluto aspettare un attimo per vedere un attimino gli equilibri della squadra, come... se sarebbero rimasti tali. Come ho visto che un attimino abbiamo preso qualche sbandata, ho preferito inserire Abero per rimetterci su situazioni che conosciamo bene e situazioni che oggi secondo me ci potevano dare anche qualche, soprattutto per il momento della partita, qualche certezza in più. Assolutamente sì, perché Frederick aveva letto benissimo il movimento di Dennis, aveva visto che Dennis gli scivolava la spalla, ha fatto un ottimo movimento di smarcamento, ma poi non è riuscito a spingere e purtroppo non ci è arrivato. Quindi credo di sostenere la caviglia da valutare domani. Tra l'altro oggi il bicchiere è tutto pieno tranne 2 situazioni: l'infortunio di Sorensen e l'ammonizione di Gabbiadini, che secondo me purtroppo, dico purtroppo perché poi una partita così, anche dal punto di vista agonistico, così alta, così accesa, ci sta l'ammonizione, ma in quell'occasione Gabbiadini non merita l'ammonizione. E sono quelle situazioni che invece, dove io vorrei trovare un po' di continuità, e Gabbiadini in questo momento stava trovando continuità, stava trovando prestazione, stava trovando fiducia. Purtroppo lunedì non l'avevo a disposizione. Mi auguro chiaramente invece di recuperare Sorensen, perché per tutte le situazioni che ho detto in precedenza. Sì, assolutamente sì, anche perché insomma ci ha messo del tempo per giocare, adesso sta facendo con più continuità. Sicuramente il gol di oggi, la prestazione di oggi è stata una prestazione importante, quindi averlo in campo lunedì era un valore sicuramente. In questo momento i nostri 3 attaccanti devono essere riconosciuti come un valore aggiunto. Faremo... Assolutamente, ma avevamo preparato anche delle uscite diverse, nel senso che non volevo sfiancare i nostri 2 attaccanti esterni, Diamante e Gabbiadini, nelle rincorse così lunghe sui loro terzini, però quando qualche volta il terzino non chiamava la scalata, sono stati molto bravi sia Diamante sia Gabbiadini ad aiutare la squadra. Questo è sicuramente un segnale per l'allenatore molto importante in termini di spirito di sacrificio, in termini di generosità, in termini di volontà di ricercare il risultato sino alla fine. Buonasera Stefano. Buonasera. No, parlavo con Furio, guardavo. No, non stavo guardando per Furio. Oggi è stata anche una bella prestazione di squadra, cioè come hai sottolineato tu, si è vinto, ma si è vinto bene, giocando bene, in carattere. A Genova la partita non era stata una brutta partita, però questa squadra alterna prestazioni come quella di oggi contro una squadra tutto sommato di buona classifica, come hai sottolineato, a prestazioni come quella di Torino, dove praticamente non esiste. Cioè, perché succedono queste amnesie alla squadra? Così chiesto, lo spieghi. Ogni tanto non è casuale, secondo me, che un po' di prestazioni belle alternate a partite brutte. Non lo so, io
So che passo per quello troppo fiducioso, quello troppo positivo. Sono d'accordo con te che a Torino abbiamo proposto poco. E quando l'altro giorno in sala stampa ho detto che il responsabile sono io per la partita di Torino, sicuramente anche le mie scelte hanno inciso per il fatto che siamo riusciti a produrre poco. Io non voglio andare indietro, ma se tu mi obblighi ad andare indietro, io dico che questa squadra, oggi abbiamo giocato la 15ª giornata del campionato, io credo che poche volte questa squadra non sia stata all'altezza. Poi però i risultati non sono venuti e quindi giustamente dobbiamo far meglio, possiamo far meglio e stiamo lavorando per far meglio. Le ultime tre partite sono state tre partite da una squadra, ieri sera c'è stata una squadra che è rimasta in 10 alla mezz'ora del primo tempo e non credo, è vero che l'avversario, con tutto rispetto per la Sampdoria e la Juventus, ma non credo che il Torino abbia superato una volta la metà campo. Noi domenica scorsa a Genova abbiamo fatto una prestazione eccezionale, col Palermo abbiamo fatto una prestazione importante, adesso dobbiamo proseguire, non abbiamo risolto niente, è solamente una tappa, dobbiamo andare avanti, guardare avanti, guardarci alle spalle, non credo che possa servire tanto in questo momento. Devo chiedere che oggi c'è anche l'aspetto positivo che probabilmente la panchina, prima della prima volta della stagione, ti ha dato delle risposte, perché Crin è entrato bene, secondo me è un ruolo che deve imparare, ma lo sta facendo bene, Abbiamo messo il naso nel gol, stesso Pasquato secondo me ha dimostrato di essere vivo nel finale. Sì, io so benissimo che i risultati finali delle partite positive e negative poi incidono nelle valutazioni di tutti noi, di tutti voi, ed è normale ed è giusto che sia così. Adesso dobbiamo continuare, adesso dobbiamo dare... Io credo che, sicuramente nella mia testa, ma anche nella testa dei miei giocatori, credo che ci sia la convinzione che noi possiamo trovare più costanza e più continuità dei risultati di prestazione. Credo che sappiamo che la strada l'abbiamo tracciata e quindi adesso bisogna insistere, anche se le prossime due sfide saranno due sfide difficilissime contro avversari molto forti, ma abbiamo la possibilità di fare bene anche contro avversari forti. Noi con spalle al muro ci siamo dal 9 luglio quando siamo partiti, quindi... D'accordo, però questi sono stati questi erano due partite interne insidiose. È vero. Anche per la qualità dell'avversario, indipendentemente dalla classifica del Palermo. Quindi questo è un aspetto che fa vedere che la squadra non c'è sicurezza. È un segnale importantissimo. È vero, soprattutto oggi, perché poi col Palermo le partite secondo me vanno un po' divise, nel senso che col Palermo non abbiamo avuto pochissime difficoltà, se non nel primo quarto d'ora, però poi siamo andati in vantaggio, abbiamo raddoppiato, siamo andati sul 3-0 all'inizio del secondo tempo, quindi è stata una partita dal punto semplice, no, ok, però lo sviluppo poi dopo ci ha dato ragione. Oggi invece è stata una partita dove credo che il nostro aspetto mentale sia stato molto importante, è stata una partita difficilissima, siamo andati in vantaggio, siamo stati ripresi e invece abbiamo mantenuto grande attenzione, grande volontà, grande qualità, credo anche, abbiamo vinto una partita difficile, quindi sono segnali molto importanti, sono d'accordo. Il 9 di luglio, quando siamo partiti. Ragazzi, noi abbiamo perso anche la Michele quest'estate, anche in precampionato abbiamo perso, quindi la nostra è stata... Io sfido chiunque a continuare a crescere, a migliorare, sempre con delle sconfitte. È chiaro che le colpe ci sono, e ce le prendiamo tutte, quindi io credo che la squadra sia molto cresciuta, stia crescendo, e il nostro è stato un percorso difficile, lo sarà ancora, e adesso dobbiamo insistere. Mi piace il tuo modo di pensare, mi piace, io non ci avevo pensato, ma grazie per l'assist. È la seconda vittoria casalinga, adesso da qui a Natale abbiamo altre due partite in casa. Ripeto, noi non vogliamo migliorare la nostra classifica da qua alla sosta di Natale, questo è nella testa di tutti noi. Non deve assolutamente cambiare né la nostra preparazione della partita né la nostra interpretazione. Noi giochiamo in casa, noi abbiamo bisogno di far punti, noi abbiamo bisogno di rimettere in campo prestazioni simili a queste e credo anche superiori a queste, perché andiamo se l'Atalanta è forte, la Lazio chiaramente come tasso tecnico e qualitativo del giocatore della Lazio credo che giustamente
se sono terzo o quarto in classifica perché hanno dei grandi giocatori, quindi noi dobbiamo allenarci per provare a migliorare le nostre prestazioni, la nostra prestazione, e poi provare a vincere anche contro un avversario forte. Oh, volevo chiedere. No, no, io con Antuono. Sì, con Schelotto. Io infatti gli ho detto, io non parlo più di quelle cose qua e assolutamente non voglio parlare con i giocatori, perché io sono stato espulso una volta per una discussione con Zanetti dove avevo solamente detto che se l'arbitro non fischia, e credo che il regolamento sia chiaro, ma non, la colpa qua non è né di Pioi, né di Colantuono, né degli arbitri, è la colpa dei giocatori, perché è rimasto per terra un giocatore Atalanta, ma l'arbitro non ha fischiato ed era giustissimo che noi giocassimo. E dirò di più, Atalanta poi ha scelto di buttare fuori la palla, io avrei giocato dopo, perché l'Atalanta ha fatto la scelta di buttare fuori la palla, non vedo perché noi dobbiamo restituirla, ma questa non è, secondo me non è mancanza di sportività, secondo me è lealtà e correttezza. Con Schelotto, con Schelotto, con Schelotto, ragazzi, ma facciamo tutte le riunioni che facciamo con gli arbitri e i capitani, ci siamo tutti allenatori, arbitri e capitani, e ormai sono anni che il regolamento è così, quindi credo che sia chiaro. Con Schelotto ho detto, io non devo parlare con te perché non voglio rischiare di andare fuori, ma io non ho mica nessun problema, non ce l'avevo né con Schelotto né tantomeno con, anche perché io con Colantuono non ho avuto niente da dire. Io sono d'accordo con te sul fatto di non restituire il pallone e di giocare sempre, però il problema è sui giocatori, cioè anche i tuoi. E cosa devo fare? Quando il segnale arriva dai giocatori è un segnale forte, perché lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre. Anche perché noi siamo ripartiti, abbiamo tentato un'occasione a gol e tra l'altro c'era un fallo sui Diamanti che non ci hanno fischiato. Sono ripartiti loro, loro hanno provato a vedere se c'era la possibilità per farci male, giustamente. Quando hanno capito che non c'era la possibilità hanno buttato la palla fuori, una scelta loro, dopo io gioco. È così, io credo che sia così, però ripeto, gli allenatori fanno quello che possono, gli arbitri anche, i giocatori sono loro in campo e secondo me la buttano fuori secondo me se i tifosi fischiano fanno bene a fischiare. Tosi è finito, c'era Monari, Stefano, volevo chiederti, dopo il pareggio dell'Atalanta, secondo me ci sono stati 10-15 minuti nei quali l'Atalanta ha giocato proprio bene e vi ha anche messo sotto, almeno è stata l'impressione che ho avuto io. Hai temuto in quel momento di rischiare di perderla o avresti firmato in quel momento per un pareggio? Ho deciso di cambiare proprio per quei minuti lì. Ho deciso di cambiare assetto la squadra perché ho visto in quei minuti lì che c'era qualche situazione che poteva diventare pericolosa. Che era una partita dove volevamo accettare il pareggio, no, e l'abbiamo dimostrato cercando di vincere fino a fine. Sbaglio, ho visto un'esultanza alla fine da parte serizzata verso la tribuna, particolare, cosa c'era in quei pugni stretti? Non è che vinciamo così tanto, eh. Io vi giuro che sto perdendo pochi capelli perché ormai non ce n'ho più, e quindi credo che a me no, io... La vivo molto, è stata una bella vittoria contro un avversario molto forte, se poi il risultato, anche perché abbiamo ancora una volta, e non avevo dubbi, avuto un pubblico che ci ha sostenuto per tutti i 95 minuti e quindi mi piace fare così. Sei anche dimagrito ultimamente? No, ma è la barba. No, la barba. Non vi preoccupate per la mia salute, che sto benissimo. E se vinciamo qualche partita in più sto molto meglio. Grazie.